resta incollata in questo momento davanti a questo video. Che tu sia titolare di un ristorante o di un qualunque altro locale nell'ambito della ristorazione, bar compresi, o che tu ne sia gestore, o che tu sia restaurant manager. Naturalmente, maggior ragione se sei responsabile di sala o se sei cameriere e guarda, persino executive chef, o se sei una persona giovane che ha appena finito l'alberghiere e sta cercando lavoro. Sì, esatto, anche in questo caso. Allora, stiamo parlando di un corso di vendita, di un corso di vendita al tavolo, ma non solo, un corso di vendita quando si è dentro nel locale, anche dietro il banco, per intenderci. Dura un giorno, se dura un giorno un motivo ci sarà. Ed è un corso interattivo, non un corso in cui tipo video, webinar, io parlo e la persona ascolta e basta. No, no, domande e risposte, domande e risposte, domande e risposte. Trucchi, trucchetti, situazioni reali e così via. Qual è l'obiettivo? E l'obiettivo è imparare a vendere. E naturalmente qualcuno mi dice: ma io so già vendere, mi fanno anche complimenti. Il corso l'ha mai seguito? No, scoprirai che puoi vendere anche di più. Poi naturalmente c'è anche chi mi dice: ma guarda, io non sono proprio buono, mai stato capace. Cioè, mi capita per esempio di parlare con titolari che mi dicono: no, ma guarda, le mie persone non sono adatte. Allora vogliamo fare una scommessa. Prendiamo la persona che in assoluto sa vendere meno, quella che non parla proprio, non dice neppure una parola. Una persona così la mandate da me e io vi garantisco che rispetto a quello che faceva prima farà 10 euro in più a sera. È veramente scritto, per iscritto su un contratto. Dicevo: beh, ma 10 euro che sono? Beh, 10 euro. Dopo un mese ti sei ripagato il corso e poi tutti gli altri mesi sono soldi guadagnati in più. Però guardate, se io vi firmo che 10 euro in più una persona che assolutamente non è portata per la vendita le fa, vuol dire che c'è caso che ne faccia 100. Ma se le aziende spendono pacchi incredibili di soldi per formare i propri venditori, un motivo ci sarà, non è che li buttano via questi soldi, vuol dire che li rendono. Perché nella ristorazione dobbiamo sempre avere l'idea che siccome so portare i piatti so pure vendere, se non so vendere vuol dire che non sono buono come cameriere? Ma non è vero, è che nessuno ti ha mai insegnato e c'è modo e modo, e si può fare. Una giornata bella, piena, non si va neanche a mangiare per quante cose avremo da dirci. Vabbè, dai, mezz'oretta per andare a mangiare la troviamo, prometto. È il 5 di luglio, è un lunedì. Ah, no, ma io lunedì lavoro. Prenditi un giorno di riposo, punto. Dici: ma il mio titolare non me la dà. Ascolta, vai a dire al tuo titolare che ti prendi una giornata di riposo per imparare a vendere, vedrai che te la dà e come. E secondo me quella giornata te la dovrebbe persino pagare il titolare, non pagartela tu. E se tu sei il titolare, che l'abbiamo detto prima, che dovresti esserci pure tu ad ascoltare sto video, cioè piuttosto se proprio lunedì non puoi, mi chiami e mi dici: Fra, me ne fai uno tutto per me, per le mie quattro persone? Che ci avrebbe fortemente il suo senso. E guardate, e vi posso dare le referenze di chi questi corsi l'ha seguiti e ha ben visto la differenza il giorno dopo. Cioè, qui non è che parliamo di qualcosa che tu impari e poi, ma negli anni vedremo vedere le cose migliorano. No, no. Qua tu vieni la giornata e il giorno dopo vai a lavorare e vedi immediatamente la differenza. Volete sapere gli argomenti del corso? E che faccio? Ve li dico pure? E no. Venite al corso, dice: vabbè, ma perché non ce lo vuoi dire? Perché le persone che vengono al corso pagano, e quindi se le persone che vengono al corso pagano, io poi non vado a dire ad altre persone a gratis di che cosa parlo. Mi sembrerebbe giusto nei confronti di chi paga. Però sicuramente parleremo di comunicazione assertiva e mi fermo qui. Parleremo dell'abbigliamento. Che dici: ma l'abbigliamento incide su quanto si vende? Incide come?
su quanto si vende. Parleremo del cosa dire, parleremo del tavolo, parleremo dell'apparecchiatura, perché anche quella incide. Parleremo del pane, perché guardate, non avete idea di quante cose fate tutti i giorni che possono essere giuste o sbagliate, non lo so, non sta a me dirlo, però incidono sul fatturato. E voi potete anche decidere di fare qualcosa che incide negativamente sul fatturato perché a voi piace. Ci sta, ognuno ha il diritto di fare ciò che desidera. L'importante però è esserne consapevole. Quindi io a volte posso anche fare una cosa che mi serve. E mi serve che sia fatta in questo modo. L'importante è che io sappia che facendola così, il mio ticket, si chiama così, lo scontrino medio, pro capite, scende. Se lo sai, devi saperlo però. Il problema è che spesso non si sa. Allora, è il titolare. Il titolare se mi mandi due persone. Cioè, in due giorni ti sei ripagato il corso. Due giorni, non c'è neanche bisogno di aspettare la fine del mese. E puoi mandare chiunque, chiunque. Perché non, veramente chiunque seguendo un corso di vendita, un euro in più al cliente lo porta a casa. Uno. Faccio 30 clienti. Sono 30 euro. Il corso costa 300 euro. Per tutto il giorno. Potete seguirlo a distanza se non avete voglia di venire da me, non volete le spese o banalmente non avete voglia di muovervi, ognuno decide per sé. Naturalmente lo stesso prezzo nel caso in cui invece veniate in presenza, però vi dovete dare una mossa perché c'è un numero massimo di iscritti al corso per ovvie ragioni. Non sto parlando solo del Covid, perché non voglio 400 persone davanti a me. I corsi che tengo io sono sempre corsi in cui c'è un numero limitato di persone, che quando dico che sono interattivi intendo che sono interattivi sul serio, dobbiamo poterci parlare, dire, raccontare, eccetera. Non voglio il tipo di corso in cui c'è il Francesco docente che parla, anzi qualcuno direbbe sproloquia e così via. No, non è così. Se sei responsabile di sala serve naturalmente anche a te, perché sei una delle persone che dovrebbe vendere di più assieme ai camerieri. Se sei restaurant manager ti serve perché insegni a tutti gli altri poi nel tuo locale. Dici vabbè, se invece sono una persona giovane che ha appena finito l'alberghiera, che mi serve? Perché ti voglio vedere io nel curriculum quando scrivi che hai fatto un corso di vendita e un titolare si ritrova 50 curriculum davanti, tutti uguali, tutti con dentro scritti le stesse cose, però ce n'è uno in cui c'è scritto che il signore ha seguito un corso di vendita. Vuoi vedere chi chiama prima? Facciamo una scommessa. Cioè è un elemento di qualificazione notevole, persino se non hai capito un cazzo. Dici vabbè, ma poi mica mi assumono. Magari no, magari sì. Perché? Perché non aver capito un cazzo vuol dire che almeno un euro in più a persona la fai. E se fai un euro in più a persona e servi 20-30 persone in una sera, ti sei comunque ripagato abbondantemente il costo del corso. E questo, chi non è fesso, qualunque titolare o gestore di ristorante, lo sa. Quindi, poi certo, per piatti devi pur saper portare, naturalmente, ma quello si impara in fretta, perché guarda, imparare a portare tre piatti non è come imparare a vendere. Imparare a portare tre piatti basta un collega che te lo insegna, invece imparare a vendere non basta un collega che te lo insegna, a meno che anche il collega stesso non abbia seguito un corso così. Insomma, vi voglio qui da domani. Tra l'altro, se siete già miei allievi, ci avete anche un coupon di sconto, quindi usatelo, il prezzo si abbassa ulteriormente. Se siete iscritti alla Federazione Italiana Cuochi Sezione di Vicenza, all'Associazione Cuochi Vicenza, ci avete un ulteriore sconto. Quindi vi voglio qua. E se non vi vedo,
La posso dire brutta, eh? La dico proprio brutta. Poi ditemi che sono antipatico. Non starò manco a cancellare il commento. Ditemi, ah, cioè, non mi dite figlio di mignotta, però, eh? Ditemi che sono antipatico. Fra, ma io non c'ho tempo. Ecco, vuol dire che non ti interessa vendere. Non è vero che non c'hai tempo. Vuol dire che per te in priorità più alta ci sono altre cose. Neanche guadagnassi una bistecca. Perché seguendo un corso di vendita, poi di bistecche te ne guadagni tante di più. Ma sai, il mio titolare non mi lascia. Non è vero, perché non hai manco avuto il coraggio di chiederglielo, confessa. Perché non ci credo che un titolare non ti faccia partecipare a un corso di vendita, soprattutto se non lo paga manco lui, sapendo che poi i soldi se li intasca lui, quelli che tu porterai in più. Quindi non è vero. E se quando anche fosse appena appena vero, di a quel titolare di chiamare me, così vediamo. Oppure, no, ma sai, io c'ho la fidanzata, non la posso lasciare. Ok? Quindi, se vi interessa vendere, vi voglio qui. Che facciamo? Mi dico arrivederci. Io dico arrivederci. Però non riepilogo finale veloce veloce. Verona o a distanza? Videoconferenza interattiva per quelli che sono a distanza. Potete naturalmente anche commutare, avete deciso di venire in presenza, negli ultimi giorni ci ripensate, è stata a distanza, quindi non vi preoccupate del Covid, delle chiusure e così via, tanto il corso si fa comunque e nella peggiore delle ipotesi appunto lo seguite a distanza. Un solo giorno, tutto il giorno, non mi chiedete gli orari dalla mattina presto alla sera tardi, no? Sto scherzando, dalle 9:30 alle 5 e mezza, però chi viene in presenza ci fermiamo, ce ne andiamo pure un po' a zonzo se la normativa ce lo consente. Costa 300 euro, l'iscrizione la fate a me. Ok, basta. Tutto quello che vi dovevo dire ve l'ho detto. Ciao, saluti e baci.